mettila in posizione, tirala indietro e dai via. Bene, stringersi. Non possiamo farlo ogni mattina, è troppo ridicolo. Solo fino ai suoi 18 anni, sorrise. Una persona viene uccisa e ad essere accusata del delitto è una donna come tante, una madre di famiglia la cui vita tranquilla e ordinata precipita ad un colpo nel peggiore degli incubi. Suo marito, assolutamente convinto dell'estraneità della donna a quell'omicidio, si batte in tutti i modi per provare la sua innocenza, tenta tutte le vie legali per tirarla fuori dal carcere, prima di decidere per la scelta estrema dell'evasione. Guardi le prove. Ho visto le prove. Lei è innocente. Paul Haggis è da sempre sceneggiatore più che regista, e quindi un po' curioso che per questa terza regia abbia scelto un soggetto altrui, precisamente un thriller francese del 2008 intitolato Anything for Her. 2 minuti, la prego. Non credo di poter resistere altri 20 anni. L'elemento interessante della sceneggiatura, mutuato dalla pellicola originale, è l'ambiguità, sciolta solo nel finale, sulla reale colpevolezza della protagonista. Prigione ermetica. Devi avere tutto il piano già stabilito. Un elemento che lo script tiene intelligentemente sotto traccia, concentrandosi piuttosto sulla caparbia, disperata determinazione dell'uomo a restituire a sua moglie una vita degna di essere vissuta. Farei solo uccidere qualcuno. Dimmi dei proiettili. Quello che manca un po' ad Haggis è la mano del vero autore, di colui che sia in grado di assemblare per immagini una serie di eventi che, portati sullo schermo, non vengono filtrati da uno sguardo davvero personale. Torno subito, va bene? Va bene. Perché lo stai facendo? Perché non abbiamo scelta. Il limite di The Next Three Days sta tuttavia nel promettere di più, date le potenzialità del soggetto, di quanto riesca poi a mantenere. Un buon thriller che aveva le carte in regola per essere anche e soprattutto altro. Se il bicchiere poi sia da considerare mezzo pieno o mezzo vuoto, questo sta allo spettatore a deciderlo. E se non riesco a fuggire? Allora arrenditi, perché ti spareranno a vista. Laura!